Bentornati dal Caffè Amaranto di Via Trento Trieste a tutto campo, quella che sarà l'ultima puntata nella sua forma tradizionale, poi potrebbero esserci degli special in base anche a quello che accade e chiaramente il nostro proseguimento era legato ai playoff, è arrivata ai noi l'eliminazione dell'Arezzo pur giocando comunque un doppio confronto bello da parte della squadra Amaranto sia in casa e anche a Pisa, e però diciamo che il Pisa, e lo chiedo alla mister consigliere Jacobelli, buonasera. Buonasera. Il Pisa, diciamo che cosa ha fatto la differenza secondo te? Il Pisa è una rosa incredibile, ha un'esperienza in campo superiore. L'Arezzo, si parlava prima, è una squadra che ha fatto forse il calcio migliore in queste finali, però quando si ottengono queste... Quando si fanno queste partite qua molto, conta molto di più l'esperienza, il giocatore scaltro, furbo, e questo forse ha fatto la differenza tra Pisa e Arezzo. Tra l'altro l'abbiamo visto anche nella gara di Pisa, quando il Pisa ha iniziato a fare i cambi attorno al 70esimo, Moscardelli, Pesenti, cioè ogni cambio... I titolari che erano tanta roba, i De Viti, questi qua, Gauche, sono giocatori, l'abbiamo detto prima, c'è differenza in quello, dai, anche l'Arezzo in panchina, senza offendere nessuno, aveva dei cambi meno importanti del Pisa. Comunque... un Arezzo che ha fatto un gran gioco, poi lo dicevamo anche prima che iniziassero questi playoff, nel senso che, e l'aveva detto anche dal canto, adesso i complimenti, il bel gioco, insomma fa piacere, bello, l'Arezzo ha giocato il più bel gioco della categoria, è chiaro che poi qui subentrano poi altre variabili, perché è chiaro che no, in queste gare così tirate chi la butta dentro, il Pisa soprattutto nella gara di Arezzo, è lì che un po' ha conquistato questa finale. Ma direi di sì, la partita d'andata ha determinato tutto. Io ho detto l'importante è non prendere gol, purtroppo se ne è presi tre che in casa sono tanti, però come dicevamo prima Fabio, quando arrivi a questi livelli qua non è tanto, in questi periodi qua non è tanto la condizione fisica, conta più il giocatore, te lo dicevo prima, furbo, la punizione, il rigore, palla inattiva, e il Pisa da questo punto di vista aveva qualcosa in più all'Arezzo, dai. Arezzo che in casa che è riuscito a ribaltarla, poi il rigore subito, l'ingenuità di Pinto nell'episodio che ha portato al pareggio il Pisa, poi l'occasione in cui l'Arezzo si è fatto trovare un po' scoperto sulle spizzate, che è stato un po' il punto debole, no? In questo doppio confronto, soprattutto nella gara di Arezzo, cioè sulle seconde palle dopo la spizzata, lì si è trovato il giocatore del Pisa, no? Ed è riuscito a fare il 3-2, e poi il rigore chiaramente di Cutolo, sì. Pesa anche quello. Pesa sì, pesa tutto, ormai... Pensava il particolare, loro avendo giocatori fisici giocavano, D'Angelo non è uno che piace molto, ecco, a differenza forse di Dal Canto, l'estetica del calcio, lui è un concreto, è un essenziale, in qualsiasi campionato dove, io l'ho incontrato quando era allenato in Rimini, anche quell'anno vinse il campionato, non giocava benissimo, però alla fine vai a vedere chi ha vinto il campionato, lo vinse lui con Rimini, lui non è un estetico del calcio, però è un concreto, e il Pisa è una squadra concreta. Secondo te l'Arezzo è stato troppo estetico? Ma l'Arezzo c'ha sempre avuto un'identità sua, che l'ha portata avanti da squadra vera, da coerente con le proprie idee Dal Canto, però poi ribadiamo il discorso di prima, a volte essere troppo belli non significa essere... vincere le partite, il calcio è un'arte che non si sa bene da dove prenderla, a volte puoi giocare benissimo, puoi giocare anche meglio dell'avversario, però se l'avversario ha un giocatore più determinato dei tuoi vince lui. Tu pensi è stato attaccato Allegri perché gioca male, c'è stata anche questa diatriba con Adani, no? Quindi è un discorso questo che vale in tutte le categorie. Sì, secondo me sì, ma lì forse è un discorso un po' più ampio perché... Allegri secondo me ora si fa tanto per parlare, ma è uno che parla in modo concreto, però lui vuole le squadre che giocano a calcio, poi non sempre, sai, alla Juve non devi giocare bene, alla Juve devi vincere, anche Sarri al Napoli forse che faceva il calcio più bello due anni fa in Serie A, però alla fine titoli zero, quindi l'estetica è molto bella, però poi soprattutto in quelle squadre come la Juve devi solo vincere.
questo insomma chiaramente il fattore classifica ha pesato, perché sono passate le tre seconde che sono entrate in questo turno, no? Quindi Trapani, Triestina e poi Piacenza, in più è passato il Pisa che comunque è arrivato terzo, quindi in questa annata nei playoff non ci sono state sorprese di squadre tipo quinta, sesta che sono arrivate in fondo. Sì, noi speravamo in quello, perché però è così, dai, alla fine ti determina anche quello, perché quando sei condizionato a dover fare tu la partita a vincere non è facile. Per esempio, io sono convinto che se ieri l'Arezzo con quell'azione di Brunori faceva gol, condizionava tanto la partita, invece non è andata dentro, e il fattore campo, il fattore classifica nel campionato ha fatto la differenza. Infatti dal canto poi tra poco lo sentiremo, ha detto: noi speravamo di far gol nel primo tempo e poi giocarci il tutto per tutto magari nel secondo tempo. È giusto, perché poi sai, 1-0, loro impauriti, tu vai, sai che devi fare per forza il secondo, e gli ultimi 20 minuti soprattutto diventavano per il Pisa tremendi secondo me. Invece sullo 0-0 sai che poteva anche prendere un gol e passare il turno ugualmente, era abbastanza tranquillo. Poi ha fatto con Lizzillo e la partita è finita. Sentiamo dal canto e anche nel finale, perché parla del suo futuro, insomma, tra le righe si capisce abbastanza, tra poco. Buonasera, mister. Vale. Un commento insomma su questa partita, voi siete iniziato bene, sì, abbiamo poi insomma il secondo tempo si è fatto sentire un po' di stanchezza, insomma, che lo chiedo. Sì, siamo partiti, abbiamo fatto un grande primo tempo e per legittimare un po' queste partite qua c'è bisogno di finirle in vantaggio, perché ne abbiamo bisogno visto che dobbiamo fare due gol. Dal momento che non succede così, poi la partita è normale che si riporti sul binario di equilibrio. Pisa è una squadra forte, non pensavamo di poter venire qua e comandare dall'inizio alla fine, anche se la prima occasione l'abbiamo subita sul gol loro. Noi ne abbiamo avute diverse, anche se non clamorose nella conclusione in porta, in situazioni estremamente pericolose sì, avremmo dovuto trovare un gol che sbloccasse un pochettino l'equilibrio della partita per poi tentare il tutto per tutto. Abbiamo avuto nel secondo tempo clamoroso sulla deviazione di Butoro e sul colpo di testa di Butic, che è a volta sicura e invece si è fatto spostare, dopo che andiamo in svantaggio la partita è finita. Sono squadre troppo esperte, troppo abili nel gestire quello che succede. Che primo tempo un paio di contropiedi con Brunori che si è trovato il pallone sul destro. Sì, non ho niente da rimproverare alla squadra, sia la partita d'andata che in quella di ritorno abbiamo fatto due ottime gare, abbiamo giocato contro una squadra forte, in calcio vince chi la butta dentro e non la prende o che ne fa uno più dell'avversario, quindi possiamo stare qua a parlare di che ci pare, hanno vinto due partite su due, quindi di passare il turno, penseremo a stagione 21. Senta, comunque alla fine c'è ovviamente un po' d'amarezza, però sì, pensando alla partenza può essere del complesso, no? Se tu pensi a come siamo partiti, sì, se analizziamo come abbiamo disputato le due partite, no, nel senso che se fossimo stati bistrattati dal Pisa e avessimo clamorosamente meritato di uscire, uno avrebbe per come viene pazienza, invece uscire così brucia un po', perché abbiamo dimostrato di poter tenere testa a una squadra costruita per fare un campionato importante. Detto questo, nello sport c'è una squadra che vince e una squadra che perde, oggi quelli che perdiamo siamo noi, ce la incartiamo, andiamo a casa. Ora la finale, secondo lei, un parere da esperto di calcio, questa finale Pisa Triestina come la vede? La vedo una finale tra due squadre forti, anche se vi dico una bugia, se ho visto giocare la Triestina, non so quante le squadre giocano. Quindi, sicuramente sarà una buona squadra se è arrivata seconda dietro il Pordenone ed è arrivata alla finale, ma non ho la più pallida idea di che squadra sia, perché prima divisionale squadra che mi tocca incontrare aspetto di avere la certezza di incontrarle, questo non succede, quindi non ho idea, sicuramente sarà una partita, una finale. Il girone A mi sembra che abbia confermato di essere forse più competitivo di tutti, perché se lei prende l'esame delle squadre che sono uscite e che hanno giocato, e stasera ha giocato una grande partita, sì, oggettivamente, anche alla data ha giocato una grande partita. Non lo so se l'altro girone ha giocato un calcio come questo. No, noi al di là del fatto che siamo stati eliminati, rimaniamo dell'idea che il girone nostro sia stato il più competitivo
più di tutti, anche per il semplice fatto che le retrocesse della B stavano da noi. Ora io auguro, per male che gli voglio, sia al Pisa che al Triestina, che al Piacenza, ad andare su. Qualora non succedesse, squadre del nostro girone rimangono sotto un'altra volta tutte quante l'anno prossimo. Ridiventa un girone difficile. Il modello toccare, ma funziona così. Quindi ridiventerebbe un'altra volta il girone peggiore. Comunque, io, come punto di partenza, Arezzo per l'anno prossimo c'ha un bello socco portato. Queste sono valutazioni che farà la società, quindi oggi è più l'amarezza di uscire dalla semifinale che il pensiero che abbiamo per l'anno 21, ci penseremo a... Sì, a proposito del suo futuro, hai già parlato con la società del nuovo? No, io sono sotto contratto, però credo che sia giusto sedersi al tavolino fra 2-3 giorni, perché oggi è troppo fresca, a vedere che tipologie di programmi ci sono, in grande tranquillità. Ho avuto un rapporto splendido sia con il presidente che col direttore. Detto questo, cerchiamo di capire quale sarà la soluzione migliore per tutti. Seconda parte di A Tutto Campo. Allora, abbiamo sentito prima la conferenza di Dal Canto. Direi che l'argomento più interessante, alla domanda finale sul futuro, lui dice: ho ancora il contratto, sono sotto contratto con l'Arezzo, però tra 2 giorni è giusto sedersi a un tavolo e capire qual è la migliore decisione per tutti. Queste, diciamo, sono le parole che ha detto Dal Canto, e se, diciamo, non ci fosse l'idea evidentemente di un arrivederci, no, che sì, bisogna sedersi al tavolo per analizzare magari la stagione, però un po' tutti abbiamo capito che era un saluto, ma insomma un dire che probabilmente non rimarrà. Noi l'abbiamo intesa così. Sì, secondo me sì. Dal Canto ha fatto bene, è giusto che vada a sposare una situazione diversa di quella di Arezzo, che io adesso non so bene come ripartirà l'Arezzo, però dopo il campionato che ha fatto quest'anno sicuramente sarà difficile ripetersi, e lui, siccome è una persona intelligente, sa che qui ha dato tutto con un gruppo di giovani che fra 2-3 anni forse ne sentiremo parlare, però all'inizio anno non si sperava mai di fare un campionato del genere con una squadra molto giovane, ben fatto. Quindi secondo me lui sicuramente non rimarrà ad Arezzo. Si parla dell'Empoli, che è una squadra dove lui ha già allenato a livello primavera, un Empoli che ripartirà dalla Serie B, una società che sale, scende, non fa mai drammi, no? Anche quando scende in B ritorna praticamente subito o quasi in Serie A. L'ultima volta ce la portò appunto Maurizio Sarri, di cui parlavi prima. E potrebbe essere l'allenatore adatto per Empoli? Credo di sì, perché lì è una società dove puntano molto i giovani. Poi non ricordiamo, l'ha portato anche Mario Somma, quindi tutti questi sono passati qua, quindi gli auguro di arrivare lì e portarla in Serie A all'Empoli. Lui è l'uomo adatto, l'allenatore adatto sarebbe, quello che non lo sappiamo ancora, per il progetto Empoli. Poi ritornando, io ci ho giocato un anno a Empoli, quella è la piazza giusta, perché non fanno né drammi né quando vanno in Serie A, si esaltano più di tanto, non c'è tanta depressione nei momenti in cui c'è una recessione. Una società che sa i propri passi, fa i propri passi, e quello dovrebbe essere, secondo me, guardarlo all'Arezzo, dovrebbe guardare molto l'Empoli come società, perché al di là dei settori giovanili che sono importanti, le strutture, è quello il modello da prendere, secondo me. I tifosi speravano però di aprire un ciclo con Dal Canto, ma quando fai un campionato che comunque gli addetti ai lavori ti notano, no? Perché comunque che l'Arezzo giocasse probabilmente il miglior calcio della categoria, questo un po' penso gli addetti ai lavori lo sapessero. Empoli poi è un ambiente che lui, se fosse Empoli, che lui conosce. In questi casi per un allenatore, cioè, conta il richiamo della categoria superiore, conta il fatto comunque che si preferisce cambiare aria nonostante ha il contratto, perché poi quando uno si firma i contratti, sia dalla parte della società, che vuol dire che la società ci credeva molto per fargli fare comunque un contratto pluriennale, no? Sì, quello sì, l'Arezzo aveva indovinato, aveva preso l'uomo giusto perché i risultati parlano chiaro, però io mi metto anche nei panni di Dal Canto, l'ha chiamato una società giusta, una società dove lui c'è stato, dove c'è un progetto serio, con un presidente serio, un direttore serio. Io non è che voglio dire che Arezzo, però lui è già in B,
quindi qui doveva vincere tutto, lui si trova in B con un progetto per andare in Serie A, quindi è giusto che lui vada e faccia la propria strada. Sempre che Empoli sia, ovviamente, sono rumors. Sì, sono cose che noi diciamo così, sono tutte idee, supposizioni, poi noi gliele auguriamo perché a me piace sia come allenatore che anche come uomo, quando lo vedo nelle interviste, non lo conosco bene, però mi sembra una persona molto equilibrata e coerente con le proprie idee. La domanda che forse si faranno in società, perché nessuno all'inizio pensava a un cammino del genere, no? E questo è evidente, si parlava di salvezza, insomma l'obiettivo era una salvezza, un campionato tranquillo. Poi strada facendo si sono accorti che insomma sono esplosi dei giocatori come Serrotti, come Brunori, Pinto, insomma, e altri. E quindi che valutazione può fare la società, nel senso che la squadra ha fatto un cammino straordinario perché è arrivata comunque in semifinale playoff, ma a questo punto anche in campionato il cammino poteva essere migliore, oppure alla fine l'Arezzo ha ottenuto quello che più o meno vale? No, l'Arezzo ha ottenuto tanto, dai, parliamoci chiaramente. Se a giugno dell'anno scorso o a luglio dell'anno scorso ci avessero detto guardate, questa squadra farà i playoff e lotterà insieme al Pisa, qualcuno ci pigliava anche per matti. Invece ora io se posso dare un consiglio così nel mio piccolo, anche alla gente, bisogna stare molto tranquilli, perché molte volte dopo queste grandi annate si va incontro a grosse delusioni. Se si parte male ci sarà subito da criticare. Invece una piazza come Arezzo deve stare molto tranquilla, si deve soprattutto assestare in questa categoria, deve avere i 3-4 anni, poi se fra 2-3 anni la società sarà assestata e si può fare il saltino, ben venga, però io credo che per 2-3 anni l'Arezzo debba stare un pochino calma, deve avere soprattutto una struttura forte dietro di società. E quale allenatore secondo te, non il nome ovviamente, ma che tipologia di allenatore servirebbe all'Arezzo per un eventuale dopo Dal Canto? Ma io andrei se mi incontro a uno alla Dal Canto, perché obiettivamente adesso come ti dicevo prima bisogna assestarsi, quindi per avere una società forte devi soprattutto i primi 2-3 anni avere una squadra giovane con dei ragazzi che hanno voglia come quest'anno, determinati, e poi fra 2-3 anni se vedi che il tuo tesoretto aumenta e puoi fare il saltino e tentarlo, e allora lì devi andare a pigliare un allenatore un pochino più esperto per la categoria, che ha vinto soprattutto, e puntare a fare qualcosa di buono. Ma l'idea mia è portare un giovane alla Dal Canto che lavori bene con i ragazzi. Sentiamo Cutolo in conferenza, ha detto siamo stati superiori tecnicamente al Pisa, sentiamo. Abbiamo provato, non basta, anche se andate voi in finale, ma non ci abbiamo provato, penso che abbiamo sempre fatto noi la partita, sia a casa che fuori. Vado a ribattare. Quello sicuramente, noi siamo una squadra che non si è mai risparmiata, non è presunzione, ci mancherebbe, però penso che al netto di quello che si è visto in campo, siamo veramente tecnicamente e per come abbiamo svolto la partita siamo stati a mio avviso superiori. Poi il calcio non conta, il bel gioco, il Pisa ha vinto sia in casa che fuori, complimenti e vanno piano. Cosa è mancato nel secondo tempo a Arezzo che comunque ha dimostrato di... Forse in casa, ecco, il rammarico è che in casa magari si segna il rigore e viene qui col pareggio, ma quello non ci abbiamo mai pensato, perché comunque non siamo mai stati abituati a fare calcoli. Comunque bisognava venire a Pisa per vincere, no? 1-2 non era facile, ma avevamo la convinzione e la consapevolezza, la non presunzione, di venire a fare la nostra partita, perché siamo una squadra che non si è mai snaturata nell'arco di tutto il campionato. Stasera ci è mancata probabilmente di sbloccarla, non so se siamo stati poco lucidi o poco fortunati, veramente tantissimo, non ricordo un tiro a parte il gol del Pisa in porta, mi fanno tanti complimenti e sicuramente torniamo a casa con un boccone molto molto amaro. Però comunque c'è una base importante dalla quale ripartire, perché io devo, è una squadra che devo cercare di smaltire questa serata, poi questo di sicuro non sta a me analizzare come e quando, abbiamo dirigente è uno in particolare che conosco da 15 anni, che c'è grandissima competenza, e questo sarà la società a sapere come e quando ripartire, perché anche quest'anno mai nessuno ci ha citati
per le zone alte di questo campionato, ma io penso che veramente mattoncino dopo mattoncino abbiamo costruito qualcosa di straordinario. Quindi io sono orgoglioso di averne fatto parte, di essere stato il capitano di questa squadra. Perché tu ritieni che questo girone fosse quello più... Ah, io l'ho sempre pensato, non lo dico oggi. Secondo me noi avevamo le tre retrocesse dalla B nel nostro girone. Squadre attrezzatissime per vincere il campionato, perché anche Pisa abbiamo speso tre volte l'Arezzo e non si è visto questo giro dal punto di vista tecnico per quanto mi riguarda. Però, ecco, penso che comunque hanno fatto i complimenti a tutto l'Arezzo, a tutti i miei compagni, perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario, veramente. Poi su quella fisicità ha fatto la differenza. Ma noi per caratteristiche non siamo mai stata una squadra rispetto al Pisa, perché il Pisa è nettamente superiore, cioè, dal punto di vista fisico, che è strutturata in una maniera diversa. Noi non abbiamo mai avuto quelle caratteristiche, appunto per questo si è cercato di il mister veramente che ne ha fatto un grandissimo lavoro, perché ecco, non sto lì a piangermi addosso, ma è un dato di fatto. Noi siamo una squadra che non si è mai snaturata, ha sempre cercato il palleggio del basso, arrivare a cercare di costruire sempre e di fare la partita sia in casa che fuori. E siamo adesso, è stato anche un grosso evento popolare quello che c'è stato, c'è stato il tutto esaurito allo stadio comunale che non si vedeva dal 2007, dalla partita con la Juventus in Serie B, quando la Juventus vinse qua il campionato. Allora rivediamo queste belle immagini grazie anche al contributo di Marcello Varti. We'll be right back.
insomma, la gente è stata sicuramente riconquistata, perché rivedere allo stadio, insomma, questa atmosfera è anche in trasferta, insomma, per quello che può contare anche nella gara di ritorno, insomma, è stato un grande momento di popolo. Ma quello sempre, dai, l'Arezzo nei momenti importanti il tifoso si è sempre presentato al campo, è sempre stato presente. Ricordiamoci anche con la salvezza dell'anno scorso dopo Carrara, che c'era l'antistadio pieno, quindi, ma su quello guarda, non ho mai dubitato, perché l'Aretino è un po' freddino, ma quando poi c'è da essere presente è sempre presente, il tifoso di Arezzo è sempre stato presente, quindi quello non mi meraviglia neanche più di tanto. E vediamo anche le immagini proprio di Pisa.
Un altro momento, Agostino, che poi ci sarà da chiarire anche quello che accadrà all'interno della società dopo, insomma, i terremoti dei mesi scorsi, però c'è stato quell'abbraccio proprio prima di Arezzo Pisa tra la Cava e Massimo Anselmi, che sembra così mostrare una sorta di riconciliazione, no? Sì, ma già in settimana avevo letto qualcosa su questo ritorno d'amore tra i due, ma sarebbe anche la cosa giusta. Sono partiti insieme, più c'è gente seria, più c'è gente che ha voglia di far calcio, e meglio è, perché lasciare solo il presidente non mi sembra una cosa giusta. Quindi io spero che Anselmi ritorni sui suoi passi e ripartono insieme per fare una squadra, l'ho detto, senza fare grandi proclami, ma fare un campionato medio-alto per avere poi un futuro più roseo. Bene, anche tu sei stato riconfermato all'Aglianese. Sì. Ci sto bene anch'io là, via. Credo che un buon lavoro l'ho fatto anch'io lì in Serie D, quindi anche noi quest'anno vogliamo fare un altro campionato tranquillo, poi siccome la società fra 3 anni compie 100 anni, chissà, io sicuramente non ci sarò più, ma non che morirò, però in società. Però l'avevi portata in qualche categoria superiore. No, è quello l'obiettivo, però quest'anno bisogna stare tranquilli, perché anche noi si ridimensiona un po', si fa un campionato tranquillo perché lo sponsor si è un po' defilato e quindi aspettiamo gli eventi. Agostino, grazie davvero per tutti i tuoi contributi di questa stagione, ringraziamo. Comunque, lunedì vengo uguale. Dio buono. C'è qualcosa di cui... viene uguale? Quando ricominciamo? A voi, sempre presenti. Tu lunedì non ti alleni. Poi chi è l'allenatore? Ti alleni lunedì? No, lo faccio prima, mi allenavo, ora non mi alleno più. Bravo, cambiamo i programmi perché devi venire qui da noi. Ringraziamo anche Luca Magnanensi che si è alternato durante la stagione e noi ci vediamo, insomma, alla prossima.